per il Festival delle Scuole di Architettura, dove all'interno c'è una piccola enclave dedicata all'architettura e all'archeologia. Siamo qui con il professore Sampatis, il quale, scavatore e ricercatore della villa di Lutraci, importantissima, l'abbiamo vista nei video scorsi ma la rivedremo prossimamente, dal 2017 al 2018 le piccole grandi evoluzioni. Costantino, noi volevamo andare sullo scavo, tu ci hai portato qua in questo albergo, questo grande e meraviglioso albergo di Lutraci sul mare, meraviglioso, bellissimo. Il tutto si collega ad una storia di ville romane antiche, sia esse imperiali, sia esse greche che pompeane, perché sono omologate, tra virgolette, da uno studio, da un approfondimento, dalla presenza di monete, dalla presenza di iscrizioni, da una statuaria che ci porta a Nerone, ci porta ad Adriano. Non a caso in questo momento Atene sta vivendo il grande momento di celebrazione per l'imperatore Adriano dopo averlo fatto a Roma, e quindi questo mondo dell'archeologia sempre più si apre. E soprattutto, qual è il grande salto, Costantino? E questo poi ce lo devi sottolineare, da professore, da accademico, devi farcelo capire bene, che nella legiferazione greca la gestione dei beni culturali e soprattutto dei beni archeologici è organizzata in un certo modo che ci racconterai, e negli ultimi tempi ha subito una apertura, una variazione, la quale fa nel nostro piccolo, ci fa a noi appassionati, amanti e archeologi, ci fa fare degli immensi salti di gioia. Partiamo con un augurio, partiamo con un briciolo di superstizione, ma siamo in questo albergo perché? Perché è il gestore dell'aspetto turistico e ospitale di Lutraci, ma è anche l'albergo, e lo svegliamo in anticipo, che favorirà, sponsorizzerà per la prima volta in assoluto, quindi ospiterà, diciamo, ospiterà, vorrà anche ospitare, diciamo. Cioè, non solo maestro di ospitalità ma anche sponsor del prosieguo degli studi, degli scavi e delle ricerche nella villa di Lutraci, la villa imperiale che il professor Pappalardo ha definito decisamente dal primo momento per le grandi strutture poste all'interno, per il proficuo uso dei marmi, marmo di Carrara, per una serie di colonnate, un colonnato e un propileo eccezionale. Cos'altro è venuto fuori, professor Sampatis? Quest'anno, che è un anno che non ci vediamo qui al Lutraci, l'anno scorso siamo divisi, diciamo, le strade da qua, dal Lutraci Casinò, quindi ricominciamo. Ripartiamo da qua. Allora, cosa ha cambiato nel frattempo in un anno? In un anno abbiamo scavato e abbiamo fatto due campagne di approfondimento sullo scavo. Adesso stiamo aspettando la terza campagna con l'aiuto naturalmente della regione di Peloponneso e dell'onorevole Tatulis, che naturalmente lui era quello che ha voluto sviluppare il progetto della villa di Lutraci, perché ama questa regione e ama particolarmente la regione di Istria. L'anno scorso, nella scuola, diciamo qua, dell'architettura e del Festival dell'Architettura, noi semplicemente abbiamo cominciato un discorso. E il mio discorso era che dovevamo fare un'apertura anche sui privati. La legge greca lo doveva elaborare, lo doveva assorbire questa idea, che è, anche se è già matura in altri paesi. No, anche in Grecia eravamo molto in avanguardia dal punto di vista legislativo, ma non eravamo, già la legge c'è dal 2002, non è applicabile però la legge, perché noi non potevamo prendere questi soldi. Quindi avere il contratto diretto. Quindi contratto diretto doveva avere il ministero, ma non l'equipe dei archeologi. Che è una maniera precauzionale, perché altrimenti si sarebbero create grandi improvvisazioni. Dovrebbe essere così. A me mi sta bene che stava così dall'agitazione, non è che non mi sta bene. Però dovevamo cercare chi poteva mettere soldi su questo progetto.
naturalmente un progetto che non servono soltanto 20.000 euro che abbiamo dalla regione per scavare, ma servono anche altri soldi. All'improvviso sono andato alle fondazioni, però la fondazione delle banche in questo periodo in Grecia non è il migliore che c'è, c'è la crisi, quindi la crisi, quindi abbiamo dei problemi. E naturalmente tutti mi dicevano sì, ma puoi andare anche dalle fondazioni straniere, da istituti stranieri, eccetera, ma perché non andiamo al posto locale? Perché non cominciamo inizialmente dai locali? Così sono venuto a casa, ho fatto la richiesta. Non mi sono raccomandato da nessuno, ho fatto una semplice domanda e naturalmente il casino probabilmente quest'anno risponderanno alla nostra. Possiamo parlare richiesta. Di obiettivo centrato, non solo per l'aspetto di riscontro, di supporto, di aiuto, ma anche per far sì che rimanga qua e non si venda suolo e territorio a istituzioni straniere. Perché alzare il dito e invitare la Columbus University a scavare qua non ci avrebbero pensato due volte, però il piacere che rimanga almeno per il momento in questa fase, poi dopo in fase di valorizzazione la si espanderà in tutto il mondo invitando a visitarci. Ma intanto siamo curiosissimi e vogliamo sapere, gli scavi sono andati avanti, che cosa è venuto fuori? Ci hai preannunciato oggi, delle cose eccezionali? Oggi mi dicevano, a chi stai aspettando? Ho detto gli amici miei che mi porteranno il caffè da Napoli. questa era la battuta, diciamo, che facevo tra gli amici. Però che cosa è venuto fuori? È venuto il pavimento e una piccola fontana. Prima ti dicevo, ti ho accennato piano piano, ti volevo portare, diciamo, sulle mie cose. Probabilmente abbiamo un acquedotto che passava dalla villa e scendeva verso la zona dell'Istmo. Perché siamo i due comuni di Corinto e Lutraci sono confinanti e in effetti la villa nel panorama antico, nel panorama archeologico, afferisce sull'istmo, afferisce sullo scavo, sul Diolcos. Perché il Diolcos è anche dei due golfi, sia quello di Saronicos che si vede facilmente, anche quello di Corinto che si vede naturalmente con facilità. Quindi il proprietario della villa. Quindi la grande notizia è questa presenza di un acquedotto che passa in zone militarizzate, quindi non può essere seguito e scavato per tutto il tratto, ma che è praticamente la connessione tra la villa e l'istmo, e il Diolcos, dove acqua in abbondanza ne necessitava. C'è naturalmente anche un'altra cosa che volevo accennare. Abbiamo forse individuato un'altra cosa, abbiamo individuato la zona dove in pratica c'è la fonte di questo acquedotto, da dove attingeva, quindi Lutraci, che è una zona termale, è una zona termale adesso anche in antichità. Ricordiamo che noi abbiamo la prima terma qui a Lutraci. Non è di quella di Casinò, non è quella del comune, ma è la nostra della villa. Quindi noi abbiamo delle grandi terme romane in una villa romana che dobbiamo essere valorizzati. Quindi questo è il collegamento tra probabilmente la conservazione, il progetto che vogliamo portare qui a Casinò e il restauro di questa zona, diciamo, e continuare lo scavo intorno alle Ecco chiarita la ragnatela, no? Una storia di ville imperiali, una storia di città, una storia di architetti, con questo continuo interrelazionarsi tra le varie scuole. Arriveranno qui e sono già arrivate, ma domani inizieranno i lavori, quindi avremo modo di documentarvi ancora meglio. Gli architetti servono per pianificare un piano urbano dove in nessuna città greca manca mai l'apporto archeologico e quindi la valorizzazione, seppur piccola o grande che sia l'area archeologica. Lo scorso anno ci si è occupati di Corinto, quest'anno andremo un po' a nord di Atene, tra gli 8-10 chilometri, dove c'è stato costruito un grosso centro
in occasione delle Olimpiadi, questo enorme centro sportivo dove gran parte delle attività si sono svolte lì, ma anch'essa ricca di archeologia, e quindi sarà presentata una carta dell'archeologia, del piano urbano. La carta archeologica, il giorno 26, insieme con le studentesse dell'Università di Salonico, presenterò. Il professor Zambassi parlerà alla città e agli architetti di come integrare e come fare una carta archeologica e come fare una carta e soprattutto come e fruirne e valorizzarne, perché poi cercarli solamente, e qui viene fuori brillantemente un altro punto di aspetto di questa molteplice sfaccettatura, che è quella di la capacità di interrelazionarsi. Fino a qualche decennio fa gli archeologi e le loro relative istituzioni erano come delle fortezze chiuse che si arrovellavano su se stessi. Adesso invece si esce da queste fortezze, si rimuovono tutte le porte di accesso aprendole a tutti, a noi, nel nostro piccolo, e soprattutto aprendo e divulgando la conoscenza, che è l'elemento determinante e importante per poi avere una valorizzazione fatta di ricercatori, fatta di appassionati. Le nostre ville del Golfo sicuramente troveranno felice e facile riscontro in quello che è il Golfo di Salonico e di Lutrano. E... si preannunci qualcosa rispetto a questa carta archeologica? Posso dire due cose che mi sono occupato di questa. Corsi d'acqua, che è la cosa più importante, perché quest'anno è l'anno dell'Adriano, come abbiamo detto prima, quindi sono andato a guardare da dove sono passate queste Adrianium idragogio, l'acquedotto Adrianeo di Atene, usato fino al 1800, diciamo, e inizio 900, e dove in pratica dovevamo vedere tutte queste grandi infrastrutture, diciamo, di Malussi. Hanno fatto grandi centri commerciali, hanno fatto le grandi costruzioni dei stadi per le Olimpiadi, le grandi manifestazioni che tutte sono svolte in questo comune di Malussi. Alla fine, che cosa è rimasto da questa cosa? Quindi abbiamo l'architettura e l'archeologia che si incontrano, non solo cose antiche, anche cose moderne, recenti del 2004, ridotte in maniera di ruderi alcune di loro per la malgestione dello Stato greco, però alla fine abbiamo una mappatura che ci permette nei prossimi lavori, nello scavo, nel rendere passaggi di cavi o di fibre elettriche o di cavi elettrici, di avere, di sapere dove sono. La cosa più importante, la cosa però più importante. Ripartiamo? Sì. Professore Zambassi, ci volete parlare della vostra relazione, visto che stretti dei tempi? Io ho due relazioni veramente. Il 23 parlerò per il passato di questo Malussi. È un vecchio comune, diciamo, del 1800, abitato dalla zona dei emigrati da Corinto, quindi ha un stretto legame tra le zone, diciamo, dove siamo qui, con Malussi. I primi abitanti di Malussi nel 1800, che comincia lo Stato greco, nel 1833, sono della zona di Corinto e hanno strettissimi legami con questa zona. Nell'Ottocento ci fu una cacciata di Corinto? No, non una cacciata, sono andati perché volevano vivere nella capitale, semplicemente. E Malussi è un villaggio della capitale. Allora, che adesso però ne è entrata in tutta la fascia urbana, ormai non si distingue. Atene metropolitana. E noi quest'anno abbiamo preso in considerazione questo, la città grande, il comune più grosso, diciamo, più importante di città. Esistono anche altri comuni importanti ad Atene, più popolose, più popolari, eccetera, eccetera. Però Malussi ha delle particolarità. Di queste particolarità parlerò il giorno di 23. C'era un antico dimos, diciamo, di Atene, di antica Atene. E sono le iscrizioni trovate nella zona.
molto importanti, non cambiano niente sulla storia che conosciamo già della città, ma sulla microstoria della città è molto importante. Cioè, gli spostamenti economici, le cose. E possiamo anche capire l'urbanizzazione. Lo vogliamo dire, ti sei avvalso di collaborazioni dei tuoi studenti, dei tuoi dottorandi? Delle mie tesiste, diciamo, che sono tre ragazzi, diciamo, dell'università. Che hai messo direttamente sul palcoscenico, diciamo, di un internazionale, le hai volute premiare, sono sono abbastanza brave, sia come persone sia come studentesse. E seguono l'Università di Salonico. L'anno scorso qui a Lutrecchia abbiamo fatto il primo workshop delle ville romane e probabilmente il secondo sarà questo settembre qua, fine settembre inizi, quando riprendiamo lo scavo, anche con l'assistenza, diciamo, scientifica del professor Pappalardo. Mi auguro che non avrai i problemi che ho avuto io, perché avere a che fare con tante sovrintendenze significa, per fotografarle e per pubblicarle, significa chiedere tanti permessi. Non tutti i permessi sono arrivati, ed ecco che di una trentina di ville, adesso nel volume, le ville marittime del Golfo di Napoli, ne troverai solo gli emblema, diciamo così, rappresentativamente quattro. Lo sai bene, non possiamo. Però quando siamo a contatto con gli architetti dobbiamo conoscere tutti i dettagli e tutta la carta archeologica della zona. E la carta archeologica, a parte della zona, diciamo, centrale di Marussola, che andiamo a vedere lunedì, l'inaugurazione di questo, diciamo, festival, la sesta edizione di questo festival. IFAS 2018. E noi praticamente vedremo anche un'altra cosa, le chiese bizantine e come sono nella zona limitrofe di Marussia. È un'altra cosa molto interessante, perché il periodo probabilmente è un periodo in cui ogni famiglia ha una propria chiesetta, quindi siamo in un periodo di transizione del periodo medievale, ecco, bizantino. Non il palazzo nobiliare con la cappellina al lato, ma la piccola casa della famiglia, la piccola cittadella della famiglia con la chiesa al centro. E questo lo vogliamo mostrare, diciamo, dal vivo quando andremo. E avremo modo di approfondirlo nelle relazioni, che quelle che ci perderemo sarà tuo impegno farci avere in PDF. Sicuramente ce l'hai anche tu.